Lasciamo da questa conferenza dei servizi con il presentare delle osservazioni e con l'organizzare, la regione e il comune dovevano organizzare un incontro con la popolazione per verificare gli umori della gente. Passarono i termini per le osservazioni e questa amministrazione non ha fatto nessuna osservazione. E non devono dire che c'era D'Angelo, perché D'Angelo non era a carico dell'amministrazione, sia chiaro. D'Angelo stava lì come presidente della riserva e non invitato da loro ad andare. Uno. Successivamente mi chiamano dopo un po' di tempo dalla regione, mi dicono: guarda D'Angelo, ma qui com'è che l'amministrazione di San Vietto non ci trova un locale per fare l'assemblea pubblica? Ma che amministrazione c'è a San Benedetto? Dico io, che vi devo dire? Detto, trovaci tu come presidente della riserva un locale per fare l'assemblea pubblica. E io ho detto: guarda, scusatemi, ma io sono nominato dall'amministrazione comunale, non mi sembra opportuno che mi sostituisco all'amministrazione comunale per trovarvi una sala e fare l'assemblea pubblica. Tutta più posso chiamare il sindaco e il dirigente che era la conferenza dei servizi per sollecitarli a rispondervi. E così avvenne. Li sollecitai, chiamarono la regione, interventi duri, ma siccome c'erano le valutazioni amministrative lì, all'angolo, nessuno voleva discutere di questa cosa alla vigilia delle amministrative. È chiaro, no? Parliamone dopo. Ecco perché i tempi sono scivolati, perché nessuno voleva parlare di questa storia alla vigilia delle elezioni amministrative. Perché? Ma è normale, voglio dire, perché è un argomento che si presta facilmente alla speculazione politica, lo capite bene, no? E quindi è scivolato fino ad oggi. Però è importante oggi ribadire che, e ho concluso, che essendo un insediamento di rilevante rischio e non essendoci un rapporto tra costi e benefici, questo insediamento in quest'area non è opportuno farlo. Vi prego di venire qui, perché purtroppo il cavo non è sufficientemente lungo. Allora, volevo aggiungere quello che ha detto D'Angelo, che è il professore. Allora, lì c'è un fosso collettore a nord che confina con l'impianto. Al nord c'è un fosso collettore che praticamente va a finire alla riserva della Sentina e che praticamente ha una fascia di tutela, e a pochi metri da questa fascia di tutela ci sono i 6 pozzi. Quindi ci sono questi 6 pozzi, forse D'Angelo sarà... Ma la domanda che le volevo fare era questa: dopo il rapporto preliminare di sicurezza e quindi il nulla osta di fattibilità, tutto viene demandato al CTR, che è composto praticamente dallo sviluppo economico, dal Ministero dell'Ambiente, dalla provincia, dalla regione, dai vigili del fuoco e dal sindaco. Il sindaco si è sempre espresso pubblicamente, quindi è registrato in tutti i giornali, e dice che lui sarà costretto a firmare, perché io le faccio una domanda ben precisa: se uno di questi 6 componenti del CTR non firma l'autorizzazione a questo impianto, l'impianto è ematicamente bocciato oppure no? Questo è il punto di domanda che le faccio. E la seconda domanda è: il sindaco è costretto a firmare? Le risponde, grazie. Allora, sulla prima bisogna vedere, normalmente si va a maggioranza, quindi non è che
non c'è, perlomeno non so se la regione, siccome è una cosa regionale, bisogna vedere il regolamento regionale, ma di solito il regolamento prevede una decisione o a maggioranza o per consenso. Per consenso cosa vuol dire? Che ci si convince tutti quanti. In quel caso una forte decisione negativa di uno potrebbe essere condizionante, però di solito non avviene. Comunque sicuramente nessuno può essere costretto a prendere decisioni contro la propria volontà, quindi assolutamente nessuno mi può costringere. Se invece per costrizione si intende delle scelte politiche, di forze politiche a cui si appartiene, questa è un'altra questione. Sono Piero Maravalli, neanche se dipendente della grande azienda, quindi era l'Enel, ben diversa da quella di oggi, ma sempre una grande azienda. E io sono rimasto scioccato, anche perché abito nella zona, oltretutto, ma non conoscevo assolutamente né della precedente esperienza del gas né questa. Per le mie precedenti esperienze però ho bisogno di fargli una richiesta, è unica come indirizzo. La forza della gente è estremamente importante e può cambiare il mondo, però ha bisogno, come qualcuno molto grande ha detto, la leva è il punto d'appoggio. Visto che è un esperto, io gli chiedo soltanto chi sono quelli che devono fare e qual è la leva che noi possiamo usare per costringerlo a farlo. Perché non dobbiamo ribaltare i ruoli, noi sostituirci a qualcuno, costringere chi è preposto a farlo. Vorrei essere a fianco a loro a far questo, ma punto preciso, dove ci si appoggia e qual è la leva che possiamo usare. La risposta è facile, non facile da realizzare. La risposta facile è questa: la collettività ha il diritto dovere di far valere le proprie ragioni nei confronti di persone deputate a decidere, ma che sono state elette dalla popolazione. Allora, una democrazia non è una democrazia perché una volta ogni tanto si va a votare, ma è una democrazia se le persone votate rispondono della loro azione per tutto il mandato a coloro che li hanno eletti. E quindi è questa relazione che si deve realizzare, e quindi far sentire la propria voce, perché coloro che sono stati eletti non devono fare i loro interessi o gli interessi di qualcun altro, ma la politica, nella sua forma corretta, è l'arte di gestire i beni comuni per il bene comune. I beni comuni sono il patrimonio collettivo, il territorio, l'acqua, l'aria, il mare, cioè, e i servizi. Questi sono i beni comuni. Per quale scopo? Per il bene comune, non per il bene individuale. Se questo è far politica, i cittadini hanno il diritto dovere di verificare continuamente l'azione dei politici eletti, anche se io non l'ho eletto, una volta che uno è eletto rappresenta tutti i cittadini, e deve rispondere di quello che fa. E questa è l'unica forma che abbiamo di far sentire a coloro che sono stati eletti e che devono rappresentarci in quegli organi decisionali qual è la volontà popolare, qual è la volontà della gente che vive in quel territorio. Ripeto, perché l'obiettivo della politica deve essere gestire i beni comuni per il bene comune. Qualunque altra cosa non rientra negli obiettivi della politica, ma in altre logiche che sono diverse. Salve, sono Natale Reda, faccio parte del Comitato di Difesa Ambiente e Salute del Piceno. Volevo chiedere al professore se potesse darmi un parametro che sto cercando da tanto tempo e che ho posto la prima volta che ho parlato qua. Lei ha riportato il tema inizialmente ad un discorso energetico. Allora, io sto cercando di capire, per consentire questa speculazione, quanta perdita abbiamo per avere a disposizione un metro cubo di quel gas, quanti metri cubi abbiamo perso per lo stoccaggio, per
tirarlo su per intervenire nell'ambiente. In altri termini, il bilancio energetico, io non riesco a trovare un dato che possa farmi capire dove sta in termini energetici l'utilità di un'operazione descritta. Grazie. Adesso, allora, dal punto di vista energetico è in perdita, ed è ovvio, questo non c'è dubbio. È in perdita per due motivi: uno, perché consumo energia per metterlo, consumo energia per tirarlo fuori, consumo energia per trasportarlo, e perdo energia perché ho delle perdite di metano che vengono. C'era una immagine in cui avevo segnato anche, vi ricordate, quello era di Bordolano, c'era entrate e uscite, e l'uscita che prevedeva era quantità significative di metano. Metano è un gas ad effetto serra ben peggiore dell'anidride carbonica, quindi ha un impatto rilevante, e quindi evitare le perdite di metano è fondamentale. Allora, è evidentemente in perdita. Detto questo, non è che un impianto energetico in perdita non debba essere fatto, perché ad esempio anche la produzione di energia elettrica è energeticamente in perdita, perché l'energia contenuta in ciò che brucio è molto più elevata dell'energia che ottengo. Nella migliore delle ipotesi, con un impianto turbogas che usa metano, ho il massimo di rendimento dalla combustione, perché aggiungo oltre alla combustione anche l'aspetto di altro tipo, che recupero dei fumi eccetera, e arrivo a un 55% di rendimento, il 45% è perdita. Quindi qualunque di queste trasformazioni, però qui non ho una trasformazione da una fonte di energia in un'altra, ho una trasformazione da gas che era in un posto a gas che sta in un altro posto, quindi la perdita è da questo punto di vista significativo. Ha senso solo se io ritengo di non avere approvvigionamenti sicuri nell'arco dell'anno, e quindi dovrei dire che per esempio abbiamo tre gasdotti, questi tre gasdotti sono tutti a rischio. In realtà i tre gasdotti sono non molto a rischio, perché anche quest'anno abbiamo visto che nonostante le minacce dalla Russia sia arrivato, ma ricordiamoci che abbiamo sempre gli altri due che ci vengono dal Nord Africa, e poi ricordiamoci che abbiamo i trasporti dal resto d'Europa, l'interconnessione. Quindi parlare di rischio mi sembra veramente assurdo in una condizione, come spiegavo prima, di riduzione dei consumi. Ma non lo dico io, sono i dati ENI che vi ho mostrato, sono i dati ufficiali dell'andamento degli ultimi anni. C'è una crisi economica, non ci vuole molto a rendersi conto di questo. Quindi una operazione in perdita non giustificata non ha senso. Un'operazione in perdita giustificata dal fatto che devo avere delle riserve strategiche potrebbe aver senso, ma le riserve strategiche sono una quantità molto più bassa, e l'Italia ha già le sue riserve strategiche di bunkeraggi, di garanzie, di posti, e infatti anche quest'anno in parte sono stati utilizzati, ma non ne ho bisogno di più. Senta, il comune di Ascoli Piceno, che interesse potrebbe o dovrebbe avere secondo lei per questo impianto, sia come proprietario almeno al 70% della sentina, sia come distanze che esistono tra i due centri? Grazie. Speravo che fosse già stato chiarito nella valutazione, nella procedura di valutazione impatto ambientale. Nella stessa procedura di valutazione di impatto ambientale devono essere sentiti tutti i comuni interessati. In questo caso particolare, avendo in più la Seveso, sono tutti i comuni dove è possibile il rischio. Quindi no, io invece intendevo quale rischio c'è. Allora, il rischio identico non è una questione di distanza, non c'è distanza, il rischio identico in tutta l'area. Voi dovete immaginare la parte sottostante, cioè dove il gas viene stoccato, occupa un'area ben più vasta del punto di stoccaggio, non è che va giù dritto, occupa, vi ricordate, ho mostrato un'immagine, c'è una specie di grande serbatoio sottostante, ma non è un serbatoio scavato, è quello che esiste, e questo serbatoio ha spesso dimensioni di molti chilometri quadrati. Ora, tutti i comuni
che sono sopra, cioè se io faccio la proiezione in superficie dell'area sottostante coinvolta, tutti i comuni di superficie sono coinvolti. Quindi non solo Ascoli Piceno oltre a San Benedetto del Tronto, ma eventuali altri comuni che siano compreso forse l'Abruzzo. In questi casi, poi tra l'altro, di fronte a un rischio, bisogna aver fatto la valutazione di tutte le zone dove può avvenire l'incidenza e tutte le amministrazioni dove questo può avvenire devono essere coinvolte. Compreso, dicevo, se in queste aree vi sono altre aziende a rischio di incidente rilevante, ma comunque tenendo presente che anche se non ci sono aziende a rischio di incidente rilevante, ci sono stazioni di servizio del benzina, ci sono sicuramente distributori di gas, magari distributori di metano, che depositi di bombole, eccetera, dove il rischio diventa molto maggiore, che dovrebbero essere tutti verificati e individuati anche in termini di maggiore o minor rischio. Dovrebbe fare una carta di superficie in corrispondenza all'area di maggiore o minor rischio e individuare nelle zone di maggior rischio che attività ci sono e quali sono i comuni interessati. Questo dovrebbe essere fatto, però fino adesso mi pare non sia stato fatto niente. Io insisto su questo punto: le cose che si dice non sono le cose della fantasia, sono le cose che vuole l'Europa, sono quelle statuite. Perché chi ci, lo dico non solo in termini di battuta polemica, ma anche in termini di coscienza che deve esserci nei cittadini i propri diritti. Perché? Perché stranamente c'è sempre questo dibattito: siamo europei, siamo quelli, siamo quell'altro, dobbiamo agganciarci all'Europa, i problemi, lo spirito, la crisi economica e quant'altro, e ci si dimentica di quello che l'Europa vuole per la qualità non solo della vita ma anche delle produzioni. Dopodiché andiamo in ritardo per forza, perché non siamo più all'altezza della concorrenza economica. Cioè non è solo una questione di sicurezza, è una questione di gestione delle cose, che se non siamo capaci di farle saremo sempre più emarginati dal punto di vista economico. Quindi noi non siamo contro le aziende, ma siamo perché le aziende siano europee, siano del livello qualitativo che oggi ci dimostra la Germania, la Francia e quant'altro. È l'esatto contrario: noi non mettiamo in partita tra le ruote delle aziende, vogliamo che siano in grado di essere aziende moderne. Scusate, la buonasera. Se ecco l'informazione di cui avevo bisogno, magari poi anche le persone che da tempo lavorano su questo tema potrebbero averla. Questo impianto di stoccaggio è considerato un obiettivo strategico di carattere nazionale? Esiste o non esiste un piano energetico nazionale? Perché io ho letto cose contraddittorie su questo. Ecco, perché la questione che noi che siamo impegnati sul territorio spesso ci troviamo a dover affrontare è un po' quella che vivono anche i movimenti notari, no? C'è questa resistenza territoriale, locale, ma poi ci sono le autorità nazionali che comunque impongono determinate scelte perché li considerano appunto di valore strategico. Per esempio qui nel nostro territorio è successa una cosa simile per gli impianti fotovoltaici nelle aree rurali. La provincia di Fermo ha pianificato, ha fatto delle linee guida, c'è stato un ricorso da parte dell'associazione industriali e il TAR ha dato ragione all'associazione industriali, togliendo all'ente locale persino il diritto autonomo alla pianificazione sulla base del principio dell'interesse nazionale. Una cosa che contraddice con altre sentenze, però questo è appunto. Quindi la domanda che mi interessava era questa: se è considerato un impianto strategico. Grazie. L'impianto non
solo non è strategico, rientra solo in quell'elenco che vi ho mostrato, dove se fosse strategico non sarebbe neanche da discutere se farlo o non farlo, cioè quando in realtà allora può essere considerato strategico all'insieme di tutti gli altri, ciò non toglie che anche fosse considerato strategico bisogna valutare se si può fare o no. Questo comunque, il fatto che sì. Non è strategico dal punto di vista energetico perché non abbiamo un piano energetico nazionale, non c'è e non si vuole farlo, perché se facessimo un piano energetico nazionale e applicassimo i criteri ai quali siamo obbligati a livello europeo e a livello di sottoscrizione del protocollo di Kyoto, noi dovremmo andare in direzione ben diversa. Ma del resto quale cosa più assurda che avere un parco di centrali elettriche che ha una potenzialità il doppio del massimo necessario? Non ha nessun senso. Scusi, perché questo mi pare un nodo cruciale. E il piano energetico regionale, il famoso PEA, perché non viene considerato prescrittivo? Allora, i piani energetici regionali si possono fare, ma senza un piano energetico nazionale di fatto non hanno nessun valore. Perché il piano energetico regionale mi può servire come orientamento regionale, ma sicuramente non per cose come queste che tra l'altro non hanno valenza regionale. E quindi il piano energetico regionale, ancorché sia valido, dovrebbe essere all'interno di una cornice nazionale, ma può andar bene per decidere tutt'al più piccoli impianti a livello regionale, per uso regionale, con approvvigionamento regionale, ma qualunque cosa esca da questo non ha più valore. È per questo che il TAR a San Severino è appunto, stavo dicendo anche questo, quindi il TAR a San Severino ha allora brevemente, anche in questo un piano, oltre alla difesa nazionale, il piano regionale comunque dovrebbe avere una serie di nuove indicazioni, ma non può avere solo la descrizione. Ecco perché ci troviamo sempre in difficoltà. Io personalmente polemizzo sempre con quelli che dicono che è un piano, non è un piano, è una indicazione di intenti, peraltro più volte derogata. Sì, però anche laddove ci stanno dei piani effettivi, come per esempio nel caso della provincia di Fermo, hanno fatto una variante al PTC. È un'altra cosa, però andiamo fuori il seminario, un'altra cosa, perché meriterebbe di discutere, ma andiamo, è più urbanistica che energetica, ma andiamo di là. Scusa Gianni, tu dicevi che per un insediamento di questo genere, quando va comunque a incidere, quando comunque va, mi senti? Allora, dicevi che quando un insediamento di questo genere va comunque a incidere con delle aree di natura 2000 è indispensabile la valutazione di incidenza. Ora, la valutazione di incidenza viene fatta contestualmente con il DIA e comunque è a capo della regione o di chi? La valutazione di incidenza è sempre competenza regionale sulla base di una norma nazionale che è di derivazione della norma europea. La valutazione di incidenza è obbligatoria a prescindere che sia necessaria la valutazione di impatto ambientale. Quindi anche fare una strada o fare un passaggio di un tubo di piccole dimensioni che attraversi un gasdotto locale che attraversi l'area è obbligatoria la valutazione di incidenza. Ovviamente per quel piccolo scavo di tubo non serve la valutazione di impatto ambientale, ma se è obbligatoria la valutazione di impatto ambientale, la valutazione di incidenza è interna alla valutazione di impatto ambientale ed è obbligatoria e contestuale. Senta, io intervengo solo per puntualizzare una parte di quello che è emerso qui, e cioè l'obbligatorietà per la serie su 2 della consultazione popolare. Lo dico perché ho l'impressione che coniugando questa serie su 2 con la battuta dell'ex dipendente Enel, tra parentesi io sono un ex segretario comunale in pensione da 7 giorni,
però sono stato per 3 anni alla funzione pubblica, all'ispettorato della presidenza del Consiglio dei Ministri, e ho fatto in questi 3 anni ispezioni a, praticamente a tutte le pubbliche amministrazioni, quindi sono 3 anni in cui non dormivo la notte per cercare di centrare il punto che ci veniva richiesto. E naturalmente qui mi ha molto colpito 2 cose. La prima è quello che lei ha rilevato, la consultazione popolare della SEVESE2, che qui non c'è stata. L'incertezza di un mio vecchio amico Pietro D'Angelo, che in quanto ex consigliere anche regionale per 2 mandati, non dovrebbe avere assolutamente titubanza nel dire dell'obbligatorietà della consultazione popolare nelle dovute forme. Poi 2 giorni fa, siccome sono in collaborazione con la rete del comitato famoso di Asol Rosa, mi è arrivata una comunicazione dove diceva un ex consulente della TAV, diceva purtroppo alla TAV non si applica la VAS, la valutazione di ambientale strategica, ma si applica soltanto la valutazione impatto, solo il VIA e non la VAS. A questo punto io che ho fatto? Sono andato su internet, come faccio per lavoro puntualmente almeno da 3 anni, ho preso la direttiva recepita dalla 152 del 2006 e viene fuori che cosa? Un fatto molto semplice, che anche su in Valsusa proprio quello che viene chiesto ormai da anni della popolazione non è stato applicato, nonostante ci stia una direttiva europea recepita dall'articolo 4 e seguenti della 152 del 2006. Il VAS si deve fare. Se è fondato, quindi quando diceva l'ex dipendente Enel che la forza della popolazione, specie in una situazione in cui la democrazia è sempre più appannata, quasi inesistente, e i partiti, ne è una prova, a mio giudizio, il mio vecchio amico e ancora amico Pietro D'Angelo, che sono titubanti e incerti. L'unico che non è assolutamente titubante, a mio giudizio, è il cittadino. E qui a San Benedetto del Tronto non si sta applicando la SEVESE2, come nella Valsusa. È proprio di oggi la notizia, è solo 24 ore, la CIP ieri doveva esaminare la concessione di quei 20 milioni per le opere, eccetera, ha rinviato, perché la Presidenza del Consiglio chiedeva, ma ditemi che io non ho un progetto preciso, ma com'è possibile che si vada a dire allora andate avanti? Come fa il Presidente del Consiglio a dire di andare avanti se non sanno ancora oggi che manca il progetto esecutivo? E Guido Viale sul manifesto di ieri diceva io ti boccerei in quanto docente se venissi e ti chiedessi ma se non c'è il progetto esecutivo come diavolo fate voi a dire di andare avanti? Posso aggiungere una cosa? Addirittura forse occorrono più di una VAS, mi spiego, perché la differenza tra VIA e VAS non è solo nelle parole, ma la VIA si applica essenzialmente agli impianti, alle strutture, mentre la valutazione strategica si applica alla pianificazione. Allora, ci sono un sacco di aspetti di pianificazione, più di uno secondo me, che coinvolge la TAV, e su tutti questi doveva essere fatta la VAS o deve essere fatta la VAS. L'unica scusa che hanno è che non hanno ancora neanche il progetto, quindi come si fa a fare una valutazione se non ho ancora il punto di riferimento? Perché normalmente si fa la valutazione su un progetto che sia quello che deve diventare esecutivo, non su ipotesi. Questo è un gioco di scaricabarile e di metodo assolutamente inaccettabile, che è in contrasto con tutta la normativa comunitaria. Con la democrazia, diceva prima, perché nella VIA non c'è il coinvolgimento della cittadinanza, nella VAS o nella SEVESE2 c'è il coinvolgimento, e se prendete l'Agenda 21, se prendete i contratti di quartiere, sono anni che l'Unione Europea dice non vi do i soldi se non fate il coinvolgimento diretto dei cittadini. E a me stupisce, scusami se io prendo l'ultimo mio amico Pietro, a me stupisce che sia andata a questa conferenza di servizio senza conoscere che qui c'entrava pienamente la SEVESE2.
e comunque anche... E io faccio una critica perché so che è molto bravo e molto penetrante quando vuole, ma deve esserlo sempre. Comunque anche la via in quanto tale, senza seguito e senza valutazione di incidenza, non obbliga ad assemblee, ma non le esclude, le prevede come possibilità e le possono indire i comuni. Quindi in ogni caso la facoltà c'è. La partecipazione avviene con le osservazioni, che come sappiamo è sempre molto complicata, ma non è esclusa, cioè viene detto se del caso i comuni interessati possono convocare delle assemblee. Quindi è una facoltà, ma non una impossibilità. Se non lo fanno i comuni, lo facciamo noi del Movimento 5 Stelle. Con questo vi salutiamo, vi ringraziamo per la partecipazione, ringraziamo il professor Gianni Tamino per la cortese e assoluta grande disponibilità, ringraziamo Adriano Mei, ringraziamo tutti coloro che hanno parlato e hanno partecipato a questo piccolo gesto di democrazia e vi auguriamo una buona serata.